Con noi c'è Monsignor Giovanni D'Ercole, vescovo ausiliario dell'Aquila. Monsignor D'Ercole, 3 anni dopo la Pasqua, vicino all'anniversario del sisma, sarà una Pasqua di dolore per gli aquilani? Ah, io spero che sia una Pasqua di speranza. Certamente la ferita c'è, man mano che passa il tempo la ferita tende ovviamente ad acutizzarsi perché rimane una cicatrice. Ogni volta che uno ci passa sopra la mano si ricorda che cos'era prima, che cosa si è sofferto. Ma io mi auguro che si guardi sempre in avanti perché gli anniversari sono fatti per ricordare il passato, ma non per fermarsi al passato, ma per guardare in avanti. Quindi il grande dolore, soprattutto coloro che hanno perso la casa, ma chi ha perso i propri cari, non se lo potranno mai togliere d'addosso, ma bisogna guardare avanti. E la Pasqua è proprio un salto in avanti, è un uscire dal buio della tomba, della morte, del dolore, per guardare alla luce della speranza della risurrezione di Gesù. Lei ha rivolto un messaggio agli aquilani nel settimanale, nel quindicinale dell'arcidiocesi. Due mi sono sembrate le caratteristiche salienti: la riconciliazione dall'altro delle comunità e la fratellanza. C'è stata divisione, c'è stato troppo conflitto in quest'ultimo periodo. Ma guarda, io sono forse il meno indicato a dare un giudizio sulla situazione perché sono qui soltanto da 3 anni, non scarsi 2 anni e mezzo. Però in questi 2 anni e mezzo quello che ho percepito è che nella comunità degli aquilani c'è un fondo, diciamo, di orgoglio vero, l'orgoglio aquilano che è rivendicazione della propria identità. Ma c'è anche però una tendenza spesso a contrapposizioni costanti tra gli uni e gli altri, cioè se, quello non lo, se una cosa tu non la fai, non la faccio, non la devi fare nemmeno tu, ma chi sei tu, ma che vuoi, che vuole questo, eccetera. Che sono atteggiamenti che se in una società normale, tra virgolette normale, se esistono società normali, possono essere fisiologici e possono essere superati. In una condizione come quella in cui si trova a vivere l'Aquila, dopo il terremoto, dove è necessaria una convergenza straordinaria da tutti, sono atteggiamenti che non fanno bene a nessuno. Perché se io guardo per esempio queste elezioni, le prossime elezioni, ho 9 candidati sindaci, se ho letto bene 22 liste, 22 liste, ma dico stiamo parlando non di una città con 4 milioni di abitanti. Non stiamo parlando di una città con 1 milione di abitanti, non stiamo parlando nemmeno di una città con 500.000 abitanti, stiamo parlando di una città che ha meno di 70.000 abitanti in questo momento, forse dopo il terremoto. E allora quello che secondo me occorre qui non è tanto la contrapposizione, quanto piuttosto la composizione delle diversità. Ed è importante questo. Io mi auguro che chiunque riuscirà ad essere sindaco si renda conto che il lavoro più importante, più difficile, ma più meritorio è proprio quello di far sì che tutti convergano verso un'unità di intenti. Altrimenti c'è poco da fare, è inutile che ci illudiamo. La ricostruzione resterà sempre una promessa che si rimbalza da un anno all'altro, da una persona all'altra. Lei ha parlato di elezioni, sarebbe stata una domanda successiva. Immagino che non darà indicazioni, però secondo lei a chi andrà il voto dei cattolici? Ma guarda, intanto io dico una premessa che non ho la residenza all'Aquila, quindi non voto e a tutti quanti dico che sto a guardare e che non ho nessuna pregiudiziale, cioè non c'è nessuno, almeno nessuno col quale bisogna pregiudizialmente uno dice lo preferisco. Per me tutte le persone che vedo in lista sono delle persone che meritevoli, che hanno dei meriti e quindi io direi, se io dovessi dare un consiglio, ma non solo ai cattolici, ma a tutti quanti, votate le persone che secondo voi hanno più di mira l'interesse di tutti e che sono capaci di diventare collante di unità tra tutti quanti. Questa è l'indicazione che darei. Veniamo un po' all'arcidiocesi. Lei gira molto chiaramente come, per il suo ruolo. Qual è lo stato di salute di questa arcidiocesi? Guarda, quando si guarda questa arcidiocesi, per come la vedo io, si possono sottolineare sempre gli aspetti positivi o negativi. È un po' la storia del bicchiere, mezzo vuoto, mezzo pieno. Certamente dire che tutto va bene sarebbe un'illusione, pia illusione, tra l'altro anche potrebbe essere una grande delusione. Se noi diciamo che tutto va male, è un pessimismo non solo esagerato, ma anche ingiusto. Questa è una diocesi che soffre le ferite del terremoto.
Intanto le comunità sono state di botto sparpagliate, divise, in alcune situazioni, soprattutto nella città dell'Aquila e in altri centri limitrofi, sono stati come dire, disseminati, quasi che una bomba ha fatto saltare tutto, è disperso, la dispersione. È chiaro che ricomporre l'unità è difficile. Io faccio un esempio perché la seguo più da vicino e mi ci sto appassionando proprio per il cammino che si vede. Cese di Preturo ha una tenda, solo una tenda. Ora, il parroco Don Jean-Claude, che sta lavorando con molto impegno, ha creato anche per i giovani una sala di riunione, eccetera. Però unico luogo di incontro per la comunità è questa tenda, non hanno altri centri di aggregazione e questo è il grosso problema. Tra l'altro mi piacerebbe poi sottolinearlo, ma concludo questo discorso. Il Cese di Preturo, ci sono andato la notte il giorno di Natale quando sono arrivato qui, ci sono andato a Pasqua del 2010, Natale 2010, Pasqua 2011, Natale 2011, Pasqua 2012. Ogni volta che vado vedo che la comunità cresce, cioè quando si crea anche un pur povero centro di aggregazione, la gente va, c'è un grande bisogno di stare insieme. E secondo me il bisogno più grande che l'arcidiocesi oggi ha è proprio quello di sentirsi famiglia, sentirsi comunità. E questo è, secondo il mio modo di vedere, il compito principale dei sacerdoti, quello di essere collante di unità, e delle comunità, perché se la parrocchia, che è l'unica realtà che in tutta Italia e nel mondo così cattolico e anche in Europa è rimasta l'unico punto di aggregazione vera, perché le famiglie si sfasciano, le comunità si sfasciano, la parrocchia tiene ancora. Se le parrocchie diventano centro di incontro di comunità, penso che l'arcidiocesi a piccoli passi va avanti. E poi bisogna avere anche la statura dell'umiltà, cioè rendersi conto che le difficoltà ci sono e che a piccoli passi si va avanti. L'importante è avere un obiettivo, e l'obiettivo non può essere che comune, quello di far vivere il Vangelo il più possibile, perché il Vangelo è sorgente di pace, il Vangelo è luce di saggezza, il Vangelo è soprattutto segreto di amore. Lei ha parlato prima di, anche nella lettera, appunto, di divisioni nella governance, per esempio, che hanno portato a rallentare la ricostruzione anche nella popolazione. All'interno della Curia ci sono divisioni? Monsignor Molinari ci ha detto: guardate che non è un ministero, non è un consiglio comunale la Curia. Ma guarda, le divisioni ci possono anche essere, sono anche fisiologiche, ma non, quando si parla di divisione non si parla nell'idea di spaccatura, si parla di differenza di opinioni, che sono legittime e vorrei dire anche necessarie, perché un blocco monolitico non concepisce mai qualcosa di interessante. Per fare un figlio ci vogliono un uomo e una donna, quindi due diversità generano la vita. Quindi le diversità di per sé non sono un limite, sono una possibilità. E noi lo vediamo che tutto, la natura delle cose, la logica, tutto ci porta a renderci conto che è soltanto dalla diversità che nasce la creatività. Ho citato l'esempio: un bambino non nasce da due uomini che si accoppiano, non nasce nemmeno da due donne che si accoppiano, ma da un uomo e una donna, una diversità. Così pure i più grandi progetti nascono quando ci sono delle diversità. L'importante qual è? È che la diversità non diventi eresia. Quando è che una cosa, la diversità, diventa eresia? Quando diventa una verità assoluta da difendere in tutti i modi e diventa una polarizzazione di posizione. Io sono qui, voglio imporre il mio pensiero. No, il mio pensiero non si impone, ma si compone con il tuo. Ed è proprio questo il lavoro più difficile, ma più importante, che è valido nella curia, è valido nelle parrocchie, è valido nei consigli comunali, è valido soprattutto nelle famiglie, dappertutto. Quest'idea fondamentale che per andare d'accordo bisogna pensarli tutti alla stessa maniera è un'idea forse che ci porta fuori strada. Ma imparare a dialogare significa comporre le diversità per raggiungere un fine comune. Quello che è importante è avere lo stesso obiettivo da raggiungere. Lei, Monsignor Molinari, a questo punto viene da chiedere: siete due diversità come posizioni o due uguaglianze? Ma noi siamo diversi, ma questo, se non fosse altro, per età, per formazione, per carattere.
Quello che però ci accomuna, e secondo me la cosa più importante, è che abbiamo un unico obiettivo, quello di servire la comunità con stile diverso, ma con lo stesso amore, e credo che sia importante percepire questo. Invece molto spesso si sottolinea piuttosto la diversità, e della diversità si sottolinea lo scontro, no? Siccome è quasi sembra inevitabile che per vivere bisogna litigare. Io non ho mai visto nella mia vita questo come interessante. Ho visto piuttosto sempre, e fa parte del mio background culturale, spirituale, quello di superare ogni difficoltà, comporle attraverso l'ascolto, attraverso anche la disponibilità a mettersi in discussione, e soprattutto quell'intelligenza acuta del cuore che ti fa percepire nell'altro quelle capacità straordinarie che ti rendono più ricco. Noi ci arricchiamo, in fondo, quando riusciamo a capire quello che l'altro è. Ed è la gioia più grande che ci può essere, quella più profonda, è proprio vedere l'altro felice. La gelosia è la negazione di questo. La gelosia è un rinchiudersi in se stessi, ed è un cercare la propria felicità in una forma di psismo, di autocelebrazione, di autoconfinamento, che porta poi a scontri, scontentezze. La gioia apre. Una domanda rivolta al futuro. Quando pensa che lei potrà considerare concluso il suo mandato all'Aquila, e soprattutto, una volta che sarà concluso, si vede qui magari come arcivescovo titolare in futuro, oppure a Roma, oppure all'estero? Dove si vede? Guarda, questa è una domanda che devi porre a un'altra persona, non a Don Giovanni d'Ercole, ma a Sua Santità Benedetto XVI, perché quando Sua Santità mi ha mandato qui non mi ha detto tu vai lì e fai questo, mi ha detto vai lì. E noi siamo, come dire, figli dell'obbedienza. Io sono venuto qui, ci sto bene, ho incontrato le mie difficoltà, ma sono felice perché ho incontrato della gente a cui voglio molto, ma molto bene, mi ci sono affezionato moltissimo. Ma io, se rimarrò qui o se vado altrove, questo dipende unicamente dal Benedetto XVI, e ho lo spirito tranquillo. Certo, però, non è la risposta, ma è semplicemente un auspicio, un desiderio. Se mi dicessero cosa vorresti fare tu, ma non era la tua domanda, io direi io vorrei rimanere qui, però non dipende da me. Lei è reduce da una visita in carcere in questi giorni. Che Pasqua sarà per i detenuti delle Costarelle? Intanto diciamo che i nostri detenuti sono tutti detenuti di 41 bis, e quindi sono tutti quanti con un carico pesante sulle spalle. Ma quello che mi colpisce, io li saluto uno per uno, perché evidentemente sono ciascuno nelle proprie celle, eccetto un piccolo gruppo di cosiddetti comuni, prigionieri comuni, che detenuti comuni che abitano in celle non 111, ma con forse anche due in più, ma non ho visto tanto bene. Comunque hanno modo di contattarsi, gli altri invece ognuno per conto suo. Quando ripassi uno per uno, li ho trovati molto commossi per il fatto che il vescovo li vada a trovare. Hanno sentito vicino la chiesa, sentito vicino la solidarietà. Uno mi ha detto: ci venga a trovare, perché quando viene lei noi ci sentiamo meno soli. E credo che quindi, se questo è il pensiero di tutti, la loro Pasqua sarà meno sola, non perché ci è andato il vescovo Giovanni, ma perché ci è andato il pastore di questa diocesi, anzi il vescovo ausiliare, che è andato a nome di tutti. Perché quando il vescovo va in carcere non ci va semplicemente come privato cittadino, come semplice cristiano, ma ci va come padre di una comunità, e porta la solidarietà, la vicinanza di tutta la comunità. Quindi si sentono meno soli. Un'ultima domanda, a livello personale, per lei che Pasqua sarà? Se si sente sereno con le vicende che succedono, e come passerà la Pasqua? Dunque, io mi sento molto sereno, perché quando uno ha la coscienza tranquilla non può che essere sereno. Mi sento abbastanza, triste sotto alcuni punti di vista, perché vedo tanta confusione, tanta ingiustizia in giro, e questo non può che renderti triste. Però Pasqua è la vittoria del bene sul male, è la vittoria della giustizia dell'amore, sull'odio, e quindi passerò una Pasqua di lavoro, perché
per un sacerdote, per un vescovo, è una Pasqua impegnata, celebrando l'Eucaristia in vari posti, ma sarà sicuramente una Pasqua di grande serenità e di grande preghiera, perché ho vissuto questa Quaresima in un modo molto intenso e questi giorni del Triduo Santo li ho vissuti ancora più intensamente. Vorrei approfittare per fare gli auguri di Pasqua a voi, ringraziandovi per il servizio che svolgete, e vorrei attraverso di voi a tutti coloro che hanno modo di vederci, di vedermi, augurare una felice e santa Pasqua, assicurando a tutti un ricordo nella Messa. Grazie.